Ciao, mi chiamo Noa, ho 15 anni, nella vita faccio la studentessa, vado in seconda superiore e niente, sono venuta in questo teatro a fare questo progetto perché mi piace molto recitare o comunque fare queste attività anche di gruppo perché in fondo c'è anche il gruppo. E niente, ho preso soprattutto da mia mamma, che mia mamma era un'attrice che lavorava nei teatri, non attrice dei film, cose così, perché è tutta un'altra storia. E niente, mi ha trasmesso questa passione, anche perché fino all'età di un anno ero, vabbè, un anno ero piccola, comunque sono sempre stata lì nel giro, diciamo così, quindi ogni volta che tipo andiamo a Roma abbiamo comunque i nostri amici che sono ex del teatro, quindi cioè, sono comunque nell'ambiente, perché dopo mia mamma capita che con i suoi amici dopo rifanno le scene, il teatro, una palla, comunque. Niente, praticamente sono venuta a fare questo progetto perché appunto mi piace il teatro e vorrei seguire più o meno la strada di mia mamma e anche un modo per sfogarmi, diciamo così, tutta la tensione settimanale scolastica. Fine. Ciao, mi chiamo Loretta, ho 33 anni, ho studiato pittura e recitazione in Grecia, in Inghilterra e in Italia e sono qui perché stimo molto il progetto che fa il Teatro Due Mondi e vorrei partecipare anch'io al commentare questa cosa che stiamo vivendo. Oggigiorno la schiavitù, cioè che non finisce mai, neanche in questi giorni che stiamo vivendo. E vorrei partecipare a ribellarmi anch'io insieme agli altri attori, agli altri ragazzi che non sono tutti attori. E insieme con i ragazzi dell'Argentina, di Bolivia e d'Italia, comunque ci uniamoci insieme da tutto il mondo a ribellarsi tramite l'arte, tramite il teatro, per trovare una soluzione oppure per comunicare al pubblico, che dobbiamo alzare la testa. Da questa schiavitù che stiamo vivendo. Grazie.